Buongiorno, grazie innanzitutto alla dottoressa Ferrato per avermi invitato, l'amministrazione comunale di Comignano d'Arco, la quale amministrazione, il sindaco Russo, io in particolar modo, crediamo molto in questa rete che si è creata sul territorio, finalizzata a sostenere questo premio. Noi riteniamo estremamente importante, c'è stato un piccolo investimento, voglio dire alla dottoressa che gli investimenti futuri saranno adeguati proprio a sostenere l'importanza, la vita di questo premio. Porto anche i saluti dell'Ufficio Scolastico Regionale, del dottor Acerra, e personalmente sottolineo anch'io, come hanno fatto anche i colleghi precedentemente, come sicuramente in successione troverete a dover riflettere l'importanza del recupero della riproposta della figura di Vincenzo Ferrara e contemporaneamente anche l'importanza dello studio della fisica è qualcosa di estremamente diciamo necessario in un mondo che va sempre più cambiando. Io ringrazio per l'attenzione e tutto il sostegno pratico. Avremo anche l'opportunità con Piano di Sorrento, con Sorrento stesso, per poter poi stabilire le sinergie adeguate per sostenere e implementare ancora di più il premio in questione. Grazie, buona giornata, grazie ancora. Adesso abbiamo i saluti e l'intervento della dottoressa Anna Silvia Angelini, presidente dell'AIDE Nettuno, associazione indipendente donne europee. Buongiorno a tutti, sono veramente estasiata da questo pubblico, da questa nuova generazione, perché voi siete il futuro, il cambiamento, e divulgare cultura è la chiave per il cambiamento delle donne e degli uomini del terzo millennio.